Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Primo Piano, rubrica dell'agenzia Italpress. Vi portiamo a conoscere le persone in primo piano nella nostra società per il loro curriculum, i loro impegni, le loro storie nei campi più svariati. Questa volta tocca, diciamo, come campo così di definizione generale ai temi economici, ma vedremo non solo. Ho accettato il nostro invito Gianni Lepre, lo ringrazio e tra Grazie a parentesi. te e grazie a chi ci segue. Ecco, allora che tra parentesi fa le pillole di economia per l'agenzia Italpress, quindi siamo anche colleghi di agenzia. L'ho detto prima, economista, io leggo sempre perché è la mia vecchia cultura di Anchorman del TG che bisogna sempre leggere e non imparare a memoria le cose. Economista, commercialista, docente universitario, saggista, segretario generale di Oro Italy e quant'altro. Presidente del Club delle Eccellenze che racchiude un po' la storia delle nostre eccellenze in campo nazionale. Ecco, poi su questa dimensione dell'oro ci torniamo un attimo, sulla sua biografia, che è una biografia interessante. Qui ci sono due libri, io i libri li mostro sempre, uno lo vedete che ha già, diciamo, no, non è la novità facciamo vedere tra un pochino, Giovanni Lepre dalla parte del cittadino per far ripartire un paese in declino, lo vedete? Ecco, no? Come devo chiamare, Giovanni o Gianni? Qui ho sempre trovato Gianni, Giovanni come preferite? alias E Gianni è quindi? uguale per No, però me. scegliamo, perché Giovanni Giovanni, Alia. allora Allora Giovanni. Giovanni, allora, già detto Gianni, già abbiamo sbagliato. E proprio qui il libro è Gianni, quindi bisogna unificare, se proprio c'è una doppia identità, quindi sai, la doppia morale, la doppia identità in Italia vanno di moda, ma io sono pure un nome No, unico. no, noi siamo Vabbè, allora ecco. unici, E come devo dire. l'ultimo, che è il motivo, l'ingaggio anche di questa intervista, le ragioni del Mezzogiorno, un percorso per unire società civile e classe dirigente. Insomma, partiamo È un un po' attimo da qui. complicato. No, più che complicato, è un progetto ambizioso, perché uno dei problemi della nostra società, non solo al sud, ma proprio di quella italiana, e forse delle democrazie occidentali tutte, è un po' questa separazione che si è venuta a creare fra i cittadini e la classe Beh, io dirigente, non voglio iniziare con una polemica no? No, ma come no, perché, meglio così però facciamo dobbiamo notizia. mettere in evidenza quelle che sono le problematiche. Effettivamente noi abbiamo una politica molto distante dai cittadini, molto distante dalla strada. E lo dico io che la strada la vivo tutti i giorni, a parte che sono nato per strada, ma comunque per l'attività che svolgo, l'hai detta, quella di commercialista, che Sì. ovviamente è la mia attività trainante, le altre cose le faccio per hobby. Devo dire che io tutti i giorni sono sul campo, affronto le problematiche, ovviamente in modo particolare delle Chiaro. aziende, dei cittadini, dei contribuenti, e devo dire che la distanza tra queste entità e la politica è enorme. Ecco, ma perché si è creato questo? Io ci lavoro molto su questo tema, come lei sa, io oltre ad essere un giornalista sono uno che ragiona sul mio mestiere, insomma sono anche un po' un saggista, un intellettuale, diciamo così, no? Senza presunzione. E mi ha illuminato tanti anni fa un libro di un signore che ho studiato quando facevo lettere a Roma e facevo la critica semiologica, no? Chomsky, che dice che la società americana oramai siamo sotto il 50% dei votanti, perché è chiaro che siano repubblicani o siano democratici, una volta che vanno, diciamo, al congresso si disinteressano dei cittadini e pensano solo all'oligarchia del potere. In questo buco poi si inseriscono varie nevrosi della società democratica, vari problemi, il sovranismo, i leader al limite, i leader diciamo, che sono in contiguità quasi con la violazione delle regole democratiche, si è inserito Trump. E questa è una malattia che noi dobbiamo risolvere. Allora abbiamo avuto 10 anni di grillismo, liberdemocrazia, l'idea di andare con un click e vivere una sorta di Parlamento alternativo. Poi ora c'è Draghi. E poi veniamo a Draghi, al ritorno della competenza, dalla politica tradizionale. Pensa che ce la faremo a ridurre questa distanza o no? Allora, incominciamo col dire che in effetti ormai la politica, ahimè, non è più quella di una volta, perché noi ci accorgiamo che pur di essere presenti tanti, forse la maggior parte dei politici cambia bandiera come se nulla fosse. Per cui è devo dire quasi la prova tangibile che tutto sommato ci si
disinteressa dei cittadini pensando soltanto al proprio profitto, al minimo tra virgolette al posto praticamente, certo. Che è un posto ovviamente ambito perché dà una certa remunerazione, quindi fatto questo devo dire che l'ho detto prima, c'è distanza enorme tra i cittadini. Ma come recuperarla? Ecco, insomma, io come recuperarlo? La diagnosi l'abbiamo fatta. Noi italiani siamo come l'erba fenice, come che risorge sempre e continuamente. La prova la stiamo avendo praticamente in questo momento economico. L'Italia sta galoppando, noi avevamo una previsione di PIL ad aprile del 4,5% per il 2021, certo. Siamo balzati al 6%, addirittura si parla di un possibile 7% fino al 31 dicembre 2021, tra le altre cose c'è stata anche per quanto concerne il deficit statale una previsione dell'11%, siamo al 9,80%, quindi tutte cose che però sono partite soprattutto da una cosa, dai cittadini. La politica ha aiutato, sta aiutando marginalmente, però io l'ho detto, se mi permette poi chiudo, io sono qui davanti a te una persona prestigiosa, un'agenzia di stampa prestigiosa, e quindi lo ribadisco, l'ho detto già nella mia intervista sottovoce da Marzullo, noi ci dobbiamo rimboccare le maniche, noi cittadini sicuramente l'abbiamo fatto, ripeto, la prova che stiamo uscendo dalla crisi economica è perché i cittadini sono determinati ad uscire, ecco. E lo devono fare anche i nostri politici, ecco, allora, pensando molto meno diciamo a se stessi e più ai cittadini. L'interrompo un secondo perché poi il tempo scorre, sai, questa è un'intervista che va acclessita, quindi dobbiamo fare domande risposta abbastanza breve, così tocchiamo tutti gli argomenti, sennò poi non riusciamo a completare il nostro orizzonte intellettuale. È vero, i cittadini, però abbiamo, mentre registriamo questa intervista, siamo pieni delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio che ha chiamato i media in una conferenza stampa, ha imparato a farle, devo dire, anche con una certa ironia e con un certo gusto, per rivendicare questi successi economici, dicendo però, insomma, attenzione, non è solo merito dei cittadini, è anche merito mio, del mio governo e della mia persona, secondo me. E ha detto due cose che vanno analizzate. Il piano vaccinazioni ha funzionato, a prescindere dalle discussioni su un pezzo di italiani che non si vogliono vaccinare, le polemiche sul Green Pass, e questo ci ha permesso di non chiudere il paese e ci ha permesso di avere una ripresa più forte di quella che pensavamo, addirittura producendo un piccolo tesoretto di 22 miliardi che, unito ai soldi del recovery, fanno per la fine dell'anno un tesoretto, se non sbaglio, di oltre 50 miliardi, e che insomma non sono bazzecole. Ma soprattutto ha detto una cosa, questo voglio sentire il signor Lepre, economista qui più che commercialista, economista, ha detto: vedete che poi noi riusciremo a anche un po' risanare in piccola parte, ma come principio è importante, il debito pubblico, insomma i nostri conti, con la crescita, non con l'austerity. Mentre tutti i giornali sono preoccupati di quello che sta succedendo in Germania, ha vinto la SPD, la CDU della Merkel, insomma, che poi non sarà più cancelliera, bisogna essere politicamente corretti, insomma, lascerà il posto ai Verdi e ai Liberali. I Liberali hanno già detto che vogliono il Ministero delle Finanze, loro sono per l'austerity, però insomma, Draghi ha dato un segnale importante, si sta meglio anche in termini di salute collettiva quando c'è la crescita, però l'ha rivendicata. A lui ha detto: io so governare, prendo le scelte, le faccio, eccetera, eccetera. Poi veniamo alle tasse. Devo dire la verità, personalmente quando è stato eletto Draghi Presidente del Consiglio io sono stato molto contento perché noi tenevamo il Draghi che si è imposto in Europa con il suo incarico precedente, ha dimostrato di saperci fare, tra le altre cose in quel periodo
ha buttato molte ancore di salvataggio per l'Italia, quindi io sono convinto ed è giusto, lui ha ragione, gli italiani, ma anche lui sa far valere la propria personalità, quello che ha fatto nella sua vita vale, è un curriculum importante, e quindi quando ci si presenta con un curriculum importante si viene presi in considerazione. In quella conferenza c'è un punto che fa discutere i giornalisti e anche gli economisti, dagli è stato abbastanza, diciamo così, io dico sfuggente, sulla questione del catasto, quindi tema tasse, riforma del fisco che sarà difficilissima perché dentro questo governo si sa convivono tante anime diverse che litigano sulla giustizia, che litigano sui diritti civili, che litigheranno molto sulle tasse. Qualcuno ha detto se si fa la riforma del catasto e si cambiano i parametri sarà difficile non toccare le tasche degli italiani e quindi in un certo senso sarà difficile non avere altre tasse, che gli italiani in questo momento, appena messa la testa fuori, l'abbiamo detto che del Covid, evidentemente non pagano volentieri. Diciamo che io di queste cose, come va cose, a finire secondo lei? Di queste cose ne parlo addirittura quotidianamente su Ital Press, quindi è il mio pensiero, chi ci segue praticamente lo conosce. Speriamo di ampliare la platea con Primo Piano, ma sono ci siano altri ovviamente. E non ti seguono quotidianamente, insomma. No, io sono stato felice di questo tuo invito perché sono sicuro che naturalmente avrò una visibilità di gran lunga. Come va a finire sulle tasse sulla casa? Allora, per quanto riguarda le tasse, io sono per un abbassamento delle tasse, l'abbassamento del cuneo fiscale. Attenzione, chi deve essere contento qui in Italia? In primo luogo devono essere contenti le imprese e i lavoratori, che sono quelli che veramente producono l'economia, producono il reddito. I lavoratori devono poter, abbassando ovviamente il cuneo fiscale, lo ricordiamo per i non addetti ai lavori, significa pagare meno tasse in busta paga e quindi trovare più soldi alla fine del mese all'interno della busta stessa. Le imprese devono pagare meno tasse, questo perché? Perché è statisticamente provato che quando le tasse sono giuste, eque, la gente le paga, le paga più volentieri e paga di meno, e quindi in cambio anche di servizi proporzionati. In cambio di servizi, non credo che ne parleremo ovviamente delle infrastrutture e delle altre cose che comunque anche in quel senso bisogna accelerare. Quindi abbassare le tasse significa creare economia. L'economia non si crea aumentando le tasse, e quindi ovviamente lo stesso discorso vale anche per il catasto. Diciamo, dal punto di vista economico, il mercato immobiliare è stato sempre un mercato portante per l'economia, quindi poi ecco, già siamo in un momento, comunque ne stiamo uscendo, ma il momento è sempre difficile. Chiaro. Per cui aumentare il catasto, i valori catastali, significa far pagare più IMU, far pagare più imposta di registro negli atti di compravendita. Tutto questo naturalmente non porterà alcun beneficio e porterà, ahimè, un'altra volta il mercato all'appiattimento dal punto di vista della compravendita del mercato immobiliare, quindi non bisogna farlo. Tocchiamo velocemente il caro bollette, si è detto 80% il rincaro delle materie prime per produrre l'energia secondo fonti tradizionali e 20% per ora in bolletta la transizione ecologica, che però si dovrà fare e quindi tendenzialmente ci costerà per un po' di anni un po' di denaro. Come la vede lei? Per quanto mi concerne è molto semplice, perché anche l'aumento delle bollette porterà alla crisi della famiglia, alla crisi delle imprese, perché aumentare del 30, 40, 50, 60% le bollette significa aumentare di tanto i costi. Per me la soluzione è molto semplice: noi su una bolletta, andandola a leggere,
leggere, chiunque può avere a portata di mano una bolletta della luce, del gas e quant'altro, si accorge che su 100 euro di bolletta 33 è il costo della materia prima, ma 66 sono tutte tasse sopra un accumulo fiscale di piccolo. Quindi bisogna, come devo dire, recuperare l'aumento del costo della materia prima abbassando le tasse. Anziché stanziare un fondo del governo che serve parzialmente per, diciamo, io su questo abbassare, non, sembra quasi una misura vecchia, no? Io su ti metto dei soldi e non agisco sulla struttura della composizione della devo bolletta. Devo dire la verità, io su questo non ti posso, non ti so rispondere, perché a me, per me ci sono delle cose talmente logiche. Noi abbiamo una macchina statale che ci costa 880 miliardi l'anno, con sprechi enormi, non, certo, non lo dice Gianni Lepre, ma lo dicono Giovanni Lepre. Giovanni Lepre, ma lo bello dicono, che io correggo l'autoidentità, no? E mi piace questa cosa, così ho fissato, rimane più, sai che gli anchor una volta nome, cognome, qualifica, rimane, sono cose fondamentali, impresso nella mente delle persone. Giovanni, e quindi, per sempre ben, Giovanni. Allora, Giovanni Lepre cambi ti dice del libro, che in effetti c'è questa situazione degli sprechi. Parliamo di un 20% di sprechi. Se noi riuscissimo soltanto a recuperare il 10% degli sprechi, 88 miliardi all'anno. Senta, io ho fatto, significa aver risolto i problemi economici. Te, perché? Sì, prego. Dimmi, no, tu, perché? Allora, perché? Perché praticamente noi stiamo, ovviamente, i soldi che arriveranno dall'Europa, il recovery fund ci serve, ci servirà molto, ma comunque noi lo dovremo restituire. Parliamo 220, ne dovremo restituire credo 140, sì, 140, 80 sono a fondo perduto. Andiamo a indebitare i nostri nipoti, poi figli. Ci torniamo su questo. Io ho fatto teatro prima di fare giornalismo da giovane, non vorrei che questa storia di prendere i soldi dal fatto che costa di meno la macchina dello Stato sia un po' come Beckett, non so se si ricorda, no? Cioè, come dire, no? Aspettando Godot, questo Godot ne parliamo sempre, non arriva, ma non arriva mai, però questo è così semplice, sembrerebbe, e così invece complicato da farsi. E le faccio altre due domande di economia prima di farle una domanda biografica per concludere questa nostra intervista. Vede che il tempo come corre, ma ce ne prendiamo dell'altro, non c'è problema, non ci obbliga nessuno, diciamo, perché l'importante è esaurire i contenuti. Andiamo un po' anche un po' nel merito della, insomma, lei è un napoletano, se uno legge le sue biografie, tu. E qui è come Giovanni e Gianni, ormai abbiamo creato una bipolarità sui nomi e e sulle forme. L'importante è capirsi. Sì, allora, questioni che riguardano non solo Napoli, non solo la Campania, ma il Sud. Il reddito di cittadinanza, di cui tanto si discute, sembra, come si dice, untouchable, perché i grillini al governo e anche Conte ha detto, insomma, lì non si tocca, questa è una misura di bandiera. Però ora, al di là della misura di bandiera, voglio sapere il parere un po' dell'economista, perché io ho letto dei numeri, dei dati, sono quasi tutti concordi nel vederlo in una sorta di fallimento, specialmente per la parte formativa, non per la parte morale di aiutare i più deboli, che è doveroso da parte di uno Stato. E molti anche in prati dicono, però alla fine lo stesso Draghi non lo tocca più di tanto, perché poi comunque lo chiameremo, in un altro modo, no, ma al di là delle due del consenso, parliamolo in termini economici, lo chiameremo in un altro modo, ma in gran parte, insomma, la traduco in un altro modo. Sì. La storia del reddito di cittadinanza non serve a formare nuovi soggetti per il lavoro, ma serve a tutelare quei soggetti che sono tendenzialmente quasi irrecuperabili per il lavoro, quindi un fondo per i nuovi poveri e basta. Assolutamente, io sono dell'avviso che il reddito di cittadinanza va completamente rivisto. Ci sono delle persone veramente bisognose, quindi parliamo degli invalidi, quelli non in grado di lavorare, o alle persone di una certa età che possono lavorare, cioè ma che non lavorano, persone fuori dal mondo del lavoro.
Per invece quella fascia intermedia, che in effetti poi dopo il reddito di cittadinanza, la dobbiamo dire tutta, preferiscono stare a casa, non lavorare, o preferiscono andare a lavorare? Lo dice l'epre taccuinista che parla con la gente, o lo dice l'economista sulla base dei dati? No, io lo dico sulla base dei dati, ma lo dico anche sulla base del fatto che, come ti ho detto all'inizio di questa bellissima intervista, nel senso tuo, bellissima intervista nei miei confronti, di persone che sta sulla strada tutti i giorni. Io conosco persone che immagino, perché non lo chiedo anche per mia dignità, non lo chiedo, tu stai prendendo il reddito di cittadinanza, immagino che lo stiano prendendo e che magari guadagnano già più facendo un lavoro al nero, facendo determinati lavori, guadagnano già più dell'operaio medio, dell'impiegato medio, quello che prende 1.200-1.300 euro al mese. Allora andrebbe riformato completamente, perché la macchina statale attuale, i centri per l'impiego, per così dire, quelli che dovrebbero creare lavoro, non ci riescono, i numeri parlano di un 2-3%, allora quei soldi del reddito di cittadinanza di determinate persone dovrebbero andare direttamente all'impresa che assume, attenzione, in soprannumero, perché non è che ne licenzi uno e ne prendi un altro, quindi contribuire a pagare quella persona che poi deve lavorare veramente e quindi crea economia. Il piano di rilancio nazionale, di resilienza, quindi diciamo, insomma, i soldi del recovery destinati poi effettivamente a noi, a noi italiani, e in particolare al sud, l'hai detto prima tu, le infrastrutture, materiali e immateriali, creare le possibilità per avviare i giovani al lavoro, una maggiore tutela anche, insomma, sociale nelle zone, quelle anche più depresse. Più o meno sulla quantità di denaro, ora i numeri cominciano a essere chiari, ma sulle modalità di spesa mi sembra che ancora sia poco chiaro. Cos'è che non ti quadra o che ti quadra in questa storia del recovery e del sud? Noi dobbiamo dire che bisogna essere precisi. Io sono un po' scettico, nel senso che, ahimè, noi abbiamo dei tempi ben stretti, i 25 miliardi che sono arrivati devono essere impiegati entro una certa data, il 2026, però più rate arriveranno, non solo una unica rata. Tutte le rate dovranno sono rate essere annuali impiegate fino al 2026, però la somma complessiva per il sud non è poca. Dovrebbe essere, al sud spetta il 34% per densità di popolazione di quello che è arrivato, però noi abbiamo un gap enorme tra il nord e il sud, per cui io ritengo che per si parla di 60-70 miliardi di euro, per essere precisi, anche perché ci sono delle varianti che poi le istituzioni dovranno chiarire, anche il Ministero per il Sud, in 5 anni, non sono pochi, eh? Sì, per sì, effettivamente non solo sono per pochi, il sud. Ma noi dobbiamo fare in modo che praticamente la macchina statale funzioni bene e sia in grado effettivamente di impiegarli bene, quindi bisogna essere vigili, attenti, però poi teniamo il problema della burocrazia. La burocrazia io la definisco il cancro dell'economia. Tra le altre cose, noi abbiamo un esempio bellissimo negli ultimi tempi, l'esecuzione del ponte di Genova, che è stato fatto praticamente in un anno. È stato fatto perché? Perché si è deciso di mettere da parte la burocrazia e quindi in un anno è stato realizzato. Se avessimo ancora seguito la burocrazia, probabilmente non sarebbe stata messa neanche la prima pietra. Quindi bisogna mettere mano alla burocrazia. Attenzione, è una cosa importantissima. La semplificazione anche di tutti gli apparati burocratici dello Stato dovrebbe essere una delle 52 riforme che questo governo deve fare in fretta, anche, diciamo, perché ce lo chiede l'Europa in relazione all'erogazione del denaro. Senta, ma se Draghi dovesse andare al Quirinale, tutto questo progetto, chi lo porta avanti? Io
molte perplessità. Ci va lei? Ci va, secondo me. Se mi chiamano mai. Comunque... No, non lei, sai... dico, ci va Draghi, secondo me. Ah, sì, 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 sì. E io devo dire la verità, spero più di no che di sì, perché da Presidente del Consiglio sicuramente potrà fare molto di più che da Presidente della Repubblica. Allora, ultima domanda, diciamo, posso dire che è un, torno a lei perché è la forma dell'intervista, sì. Sei un orafo mancato, io ho letto la biografia, cerchiamo di spiegare non in 100 minuti perché, no? C'è questa bella storia da garzone a economista e commercialista, e no? Lo dico... quindi un self-made man del sud, orgoglioso di questa storia. Non no? C'è dubbio, non c'è dubbio, sono vuol nato... dire fare la gavetta, insomma, io sono nato imparare in... l'etica delle cose, a pesare delle cose, il primo stipendio, la prima paghetta. Sono nato e datori di lavoro, se non sbaglio, illuminati che l'hanno aiutata in un certo punto in un percorso, per dire che la solidarietà esiste in questa cosa, no? Indubbiamente ho avuto la prova tangibile che la solidarietà esiste. Io praticamente sono nato in una famiglia molto povera, per cui racconto questo episodio a 6-7 anni, mi ricordo che in effetti andavo a scuola con un amico di quartiere. E la sera molte volte a casa mia non c'era neanche il pane e i duro. Allora io da ragazzino furbetto che cosa facevo? Mi rendevo conto che a casa mia non c'era niente da mangiare, tenevo questo amico mio che il padre era impiegato comunale, quindi con tutto certo. Il rispetto per gli impiegati comunali, per me era un po' ossidente, non so certo. Se rendo, per cui verso le 7:30, le 8 facevo una piroetta, come si suol dire, e andavo sopra da questi qua. Era l'orario in cui loro si mettevano a tavola per cenare. E la mamma del mio amico Gianni, vuoi mangiare anche tu? Giannino mi chiamavano all'epoca. Terzo nome, Gianni, Giovanni e Giannino. Attenzione, finiamo a Pirandello anziché Edoardo. Poi praticamente, come detto, a casa mia non c'era assolutamente niente da mangiare. A 5 anni mi sono già tra virgolette industriato, prima ancora di andare alle scuole elementari. Io sono nato fisicamente nel borgo degli Orefici, dove erano e sono ancora alloggiati una parte degli orafi. Andavo a bottega, praticamente a bottega, a fare i servizietti, a comprare il caffè, le sigarette agli operai e così via. E ricordo la prima paga si prendeva di sabato, perché allora si lavorava anche di sabato, 200 lire, quindi le attuali 10 centesimi, che ho corso da mia mamma, ecco, ha avuto la paghetta, sapendo, cosciente del fatto che servivano da mangiare. Poi nel tempo andavo a scuola e andavo a lavorare. Parliamo di Giovanni Bove, quello che è stato, diciamo, il mio mecenate, si può dire, non lo so, certo, se si può dire, che praticamente mi vedeva passare. Lui aveva il laboratorio dove io lavoravo, era poco distante dal negozio dove lui teneva un'agenzia di pignorazione, quindi in genere nell'immaginario collettivo parliamo di persone probabilmente aride, questo certo. Non era così. Comunque mi vedeva passare, io cantavo sempre pur essendo stonato, ma non me ne rendevo conto. Lui ogni tanto mi chiamava e mi dava le 100 lire, durante le festività a Natale mi dava 1000 lire, che all'epoca erano soldi, certo. Soldi veri. Poi lui, quando io finì la quinta, mi comprava anche i libri, finì la quinta elementare, mi chiamò, disse: Gianni, ma tu sei un ragazzo intelligente, prenditi la terza media, perché se io ti volessi prendere a lavorare qua con la quinta elementare, non lo puoi fare. Comunque man mano mi ha portato al diploma e poi è stato il mio primo cliente professionale. Ah, bella storia. Se sono qua lo devo ai miei genitori e anche a lui. Allora, siccome io non voglio rubare il lavoro a Marzullo, che fa bene il suo lavoro, io rimango nel mio, diciamo, faccio un'ultima domanda. Diciamo di nuovo al professionista, no? Oggi che sei a capo delle associazioni di questa materia, non sei più quel sì. Ragazzino tenero, no? Che andava, no? A prendersi la sua paghetta,
com'è il giudizio di valore su questo mondo? Un mondo in salute, un mondo che ha bisogno d'aiuto, un mondo che ha bisogno di nuove regole? È un mondo che ha bisogno di regole, quindi ha bisogno, non è in salute, perché poi tra le altre cose noi ce ne accorgiamo che in effetti ecco, bisogna pensare sì all'attualità, però bisogna pensare al futuro, perché è vero che noi, almeno io, non, tra non molto non ci sarò più, però io voglio il bene di miei figli, dei miei nipoti, dei miei pronipoti e così via. Quindi bisogna fare qualcosa per migliorare il mondo, la terra e tra le altre cose anche in economia, anche in politica bisogna guardare lontano e non all'immediatezza. Io ti ringrazio, ne faremo altre di interviste, questa era la prima volta che ci vedevamo qui nello studio romano, ne faremo altre in altre occasioni di libri o anche di fatti che succedono nel mondo dell'economia. Del resto, per l'economia tu informi, no? In maniera strutturale e stabile il mondo, diciamo, dei seguaci di Digital Press e tutti quelli, no, tutto il pubblico che vuole seguire, insomma. Quindi io ti ringrazio, ti auguro insomma, buona fortuna per tutto, per i libri e per l'attività professionale. Ci rivedremo. Sono io che ringrazio te, ovviamente. Volevo dire che i libri sono una raccolta degli articoli che io ogni settimana scrivo in prima pagina su Roma, grazie al direttore Antonio Sasso, un'altra persona a cui io devo dire la verità, devo molto e gliene do atto. Giusto, è giusto riconoscerlo, è giusto dirlo. I libri li regalo e non li vendo, tra le altre cose. L'importante è dirlo, riconoscere le cose, perché io dico che noi proprio in generale come siamo sempre in difetto con la riconoscenza. È una cosa che sembra semplice, è come la semplificazione economica, invece è la cosa più complicata del mondo. Invece riconoscere e dire non fa mai male a nessuno. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a te, grazie a tutti. Grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima puntata di Primo Piano. Arrivederci.